Ciao e benvenute in questa pratica. Questa pratica potrà essere eseguita in ogni trimestre di gravidanza. Ci saranno varianti per tutte quante. Cercate di fare in modo che la pratica sia comoda, confortevole e consapevole. Andiamo in quadrupedia. È possibile che in gravidanza si abbia un po' di tensione alle ginocchia. Quindi vi consiglio di avere magari una copertina, posizionarla sotto le ginocchia e ci portiamo appunto in quadrupedia con i polsi sotto le spalle e le ginocchia sotto le ampi. Per chi sentisse un po' di tensione ai polsi, vi consiglio di portare le mani leggermente più avanti. Andremo a fare semplicemente una retroversione del bacino. Inspiro, l'addome rilasciato, espiro, retroversione del bacino, l'ombelico va verso la colonna. Inspiro, posizione neutra, espiro, retroversione del bacino, ombelico va verso la colonna. Ancora, inspiro, ex, retroversione del bacino, ombelico verso la colonna, forti anche con le braccia. Inspiro, ritorno in posizione neutra, espiro, retroversione, ombelico verso la colonna, ancora un inspiro, posizione neutra, espiro, porto l'ombelico in dentro, retroversione del bacino, srotto il collo del piede, porto i glutei verso i talloni e lentamente ritorniamo verso il centro. Prossimo esercizio, andiamo a strecciare la parte dietro del polpaccio, quindi la gamba. Ci servirà un blocchetto. Per alcune il blocchetto sarà un po' troppo come spessore, quindi vi suggerisco di prendere un bolster, un tappetino arrotolato, quello che preferite, in modo che sia leggermente più basso e soprattutto più morbido rispetto a un tappetino. Appoggiamo il blocchetto a terra. Andiamo ad appoggiare la pianta del piede destro sul mattoncino. E qua che vi dicevo, se volete lo appoggiate su un bolster in modo che il piede possa affondare leggermente di più e non sentiate troppa tensione a livello del polpaccio. I talloni sono sulla stessa linea. Radico il piede sinistro, retroversione del bacino, quindi allineamento ottimale. Pube sulla stessa linea delle cristiliache. L'ombelico va verso la colonna, stendo forte le gambe, sento lo stretch, allungo, espiro, continuo a mantenere l'ombelico dentro, la retroversione, versione, mento parallelo al pavimento, cambio, dall'altra parte, cerchiamo di spostare il mattoncino, appoggiamo la pianta del piede sinistro a terra, talloni sulla stessa linea, radico il piede destro, quindi se ho bisogno sollevo del piede, retroversione del bacino, ombelico verso la colonna, pube sulla stessa linea delle cristiliache, spalle basse, mento parallelo al pavimento, non serrate la mandibola, le costole, andare indietro, l'ombelico va in dentro, il pube viene in avanti e lentamente rilascio. Ok, ci riportiamo di nuovo a terra. La posizione che andremo a fare adesso è il delfino. Il delfino è un'inversione, andiamo a lavorare sulle spalle. Le inversioni fanno molto bene in gravidanza, proprio perché andiamo a scaricare completamente il peso dalle pelvi verso il basso. Anche il bambino comunque ne gioverà perché ha più spazio. Ok. Vi propongo un po' di varianti e la variante che voglio proporvi oggi è anche una variante un po' più particolare, molto più forte, però sentitevi, soprattutto se è la prima volta che la praticate, di iniziare con una variante un po' più semplice. Quindi iniziamo dall'inizio, quindi se volete potete avere un mattoncino in mezzo alle mani, andiamo ad appoggiare le avambraccia a terra, porto i palmi delle mani a stringere forte il mattoncino. Andiamo a puntare i piedi e andiamo nella nostra posizione del delfino. Qua potete anche piegare le ginocchia, non vi preoccupate. Spingo bene in giù e in avanti.
con gli avambracci. Quindi la testa è sollevata, il bilico è dentro, il costo e si separano lateralmente. Se volete fare una variante un po' più complessa, potete provare a portare il mattoncino in mezzo ai piedi, in modo da andare anche ad attivare bene gli adduttori e sentire le gambe, sentire le pelvi, sentire il bacino. Questo era appunto l'intento della classe di oggi. Proviamo. Quindi portiamo le avambraccia a terra, iniziamo con lo stringere il mattoncino con le caviglie, spingo bene con le spalle, cerco di separare le spalle tra di loro e andiamo nella posizione del delfino. Quindi stringo forte il mattoncino tra le caviglie, stringo forte il mattoncino tra le mani, rimaniamo ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e lentamente riappoggiamo le ginocchia a terra e srotoliamo la colonna una vertebra dopo l'altra.